Bella raga, benvenuti finalmente in questo nuovo video. Oggi, come potete ben vedere da questo cartello, stiamo andando a fare un giretto al passo San Marco. Praticamente siamo in 6, io con 701, Fabio con la Z800, poi c'è Otta anche lei con 701, poi abbiamo Andrea con una Triumph che non mi ricordo sinceramente il modello preciso, e poi c'è Mola che dovreste aver visto già in un paio di miei video, che era un ragazzo con l'Husqvarna TE Motard. Praticamente si è comprato l'Hyper Motard, adesso abbiamo deciso di andare a farci un po' di giretti. Come potrete sentire, io sono con lo scarico originale, perché praticamente la mia moto era un po' troppo magra e devo farla mappare per sistemare un po' la carburazione, se così possiamo dire. Come potete anche ben notare, qua c'è un'altra GoPro, che è la mia vecchia GoPro. Ora sto registrando con una Hero 8, mentre questa qua è la mia vecchia Hero 5, che ho sempre usato fino a praticamente il video in cui vi ho rivelato la moto nuova. Cioè, già da quel video avevo usato la 8, però vabbè. E in sostanza, dopo, quando ci saranno un po' di stradine più carine rispetto a queste, accenderò anche la seconda GoPro, così vedrò di fare un motovlog un attimino più dinamico. La miseria, cosa vuol fare? Per me, tra l'altro, oggi è la prima volta che metto gli stivali ed è una sensazione abbastanza particolare, perché perdi veramente tanta sensibilità e boh, è un po' strano. Eviteremo di fare stupidate, visto che non ho confidenza con la moto, non ho confidenza con gli stivali. Questo video che sto registrando in questo momento di sabato, voi dovreste vederlo, se tutto va bene, di lunedì, mentre lunedì dopo ci sarà un bel video con un po' di modifiche, cose abbastanza particolari che mi avete chiesto in tantissimi, veramente, ragazzi. Per cui iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciate un mi piace se volete, se non volete non lasciate niente o mettete non mi piace. Tra l'altro qui hanno fatto quasi tutti benzina tranne me, per cui non so quanto durerà la mia benzina. Come vedete, io purtroppo, o per fortuna per la maggior parte di voi, sono senza specchietti, per il semplice fatto che mi sto facendo fare dei supporti appositi per degli specchietti più belli rispetto a quelle orecchie di elefante che mi ritrovavo fino a pochi giorni fa. Spia della benzina accesa, perfetto! Devo far benzina! Anzi, bro, più che così, devo far così. Non so chi ci sarà fra di voi, magari ragazzi con 18, 19, 20 anni, che magari hanno avuto il 50, poi il 125 e infine una moto abbastanza grossa, per modo di dire, tipo queste, che non è che siano così tanto grosse. Però comunque, pensare che eravamo in giro fino a 3-4 anni fa con dei 50 che non andavano niente e poi ritrovarsi con queste, devo dire che non è male, non è proprio male. Tanti di voi potranno capirmi. Ciao. Come sono messo a batteria, zio? Mi manca una tacca. Sì? Te ne ha tolto solo una. Ah, ok. L'obiettivo è pulito? Pulito, sì, sì. A posto. Grazie. Benzinella fatta. Gang, gang, gang. Che bello non dover fare miscela comunque. Vi giuro, raga, che è una di quelle cose. Mi pesava il fatto di dover andare in giro per forza con lo zaino, con il boccettino di olio. Mentre così, bello sciallo, un bel marsupiello. Documenti miei, documenti moto, chiavi della moto, telefono e basta. A posto. Sapete che io quasi quasi appizzo la GoPro? A posto. Spero si veda bene, raga, perché non lo so, fatemi sapere anche se vi piace sta cosa delle due GoPro. Se vi piace bene, continuo a farlo volentieri, altrimenti ditemelo che non lo faccio. Avrete notato per le due curve che ho appena fatto, preferisco non parlare che ho voglia di concentrarmi. E te, se mi senti parlare, sai che sono un po' problematico io. Stavo dicendo, quando faccio le curve preferisco non parlare che ho voglia di concentrarmi, visto che è la prima volta che mi faccio un giro serio, se così vogliamo dire, con il 701. Vorrei rimanere concentrato, visto che devo prendere un po' di confidenza, eccetera eccetera.
si è schiantato addosso qualcosa. Porca. Che palle sta strada così brutta però all'inizio. È vero che dopo inizia a diventare bella. Che palle. Bellissimo! Porco! Ciao, ciao bro, ciao bro. Inizia a fare freschino adesso, eh. Che figata. Ma c'era neve, no! Ma zio, non me l'aspettavo la neve! Siamo arrivati, io vi giuro raga che me lo rifarei. Ti dico, sincero, devo proprio prenderci confidenza, veramente. Gang gang. Ma sto male. Oh bro, che giorno è? 23. 23 maggio, siamo qua con la neve, raga, ci sta. Bella ignorante come cosa. Mamma mia pizzeria. Tutto a posto? 4R nero.
ma quello è pazzo, mica, hai visto come va? Ci vediamo fra un attimo. Bella raga, bella raga, adesso noi stiamo per ripartire. Dobbiamo capire bene dove mangiare, quando mangiare, se mangiare. Secondo te ha senso andare di là? Io lo farei. Raga, andiamo di là. Dai, andiamo di là. Quindi ora, se non ho capito male, scendiamo verso Morbegno, se non erro. Dopodiché facciamo tipo il giro del lago di Lecco. Poi vabbè, io e Mola ritorniamo a Bergamo, mentre gli altri vanno verso Milano City, gang. Che figata. Facciamo la foto con tutte le moto. Speriamo non sia successo niente. Adesso abbiamo appena preso la super per andare verso Lecco. Sono le, allora qua dice 13:16, per cui saranno le 2:16, perché è indietro di un'ora l'orologio. Mangeremo credo alle 3, penso, non lo so. Alla raga, hai voluto prendere la Ducati? Allora raga, Mola perde i pezzi, ma è normale, gli altri si sono persi, per cui adesso andiamo a un Mac Drive qui vicino e diamo la posizione agli altri, perché sono andati dalla parte opposta rispetto a dove dovevamo andare. Ora non so quanto possa durare la batteria, per cui io vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto, spero che vi abbia intrattenuto un pochino. Fatemi sapere se volete vedere altri video più o meno di questo tipo. Vi aspetto lunedì prossimo nel video in cui modifichiamo un pochino la moto. Se volete lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto, a me fa abbastanza piacere. Altrimenti, se non vi è piaciuto, siete straliberi di mettere dislike, anche perché sono stati messi apposta. Bella raga, ci vediamo next week. Ah, con la polizia davanti, proprio chiusa così. Bella raga.